porto arrivava in un momento storico in cui stava cambiando tantissimo intorno a noi. Forse è il momento in cui è cambiato proprio più drasticamente il terreno sotto i nostri piedi, fondamentalmente. Arrivava da tantissimi anni di vita insieme, molti dischi, idee, concerti. Era forse il momento più critico per la band, che in qualche modo aveva costruito un proprio meccanismo, una propria struttura di base sulla quale ripetersi in qualche modo. E forse negli ultimi album c'era questa modalità, questo mestiere, che diventava sempre più evidente. Come dicevo prima, Subsonica è un'entità, le cose che accadono in Subsonica accadono perché succede qualcosa fra di noi che porta poi a delle rotture, a delle decisioni. Io credo che 8 sia stato un disco estremamente importante dal punto di vista umano per arrivare a questa rottura. Generalmente prima di ricostruire bisogna abbattere quello che hai tra le mani, fondamentalmente. E 8 è stato il nostro disco di rottura, il nostro disco di distruzione, di autodistruzione. Dopo ogni autodistruzione è inevitabile che la domanda sia quella: dobbiamo ricostruire o lasciamo tutto distrutto così perché così ci leviamo la paranoia, fondamentalmente? E in quel momento lì è successo che tutti quanti avevamo la voglia di ricostruire. Per cui ci siamo veramente rigenerati. Come diceva prima Max, ci siamo guardati, anche abbiamo guardato la nostra storia e abbiamo detto: da dove ripartiamo? Ripartiamo dal primo disco. E abbiamo lavorato esattamente come lavoravamo in Subsonica o in Principio Nazionale, Amore Matico dice. Quindi tutto quello che era successo, che è successo tra 8 e l'alta aumentata, non dimentichiamoci che un mese c'è stata prima la pandemia, che ci ha tenuto veramente molto distanti, che ha obbligato ognuno di noi a immergersi nel proprio io personale, nel proprio ego, nel fare i conti con quello che in solitaria avevamo fatto, con quello che in qualche modo il nostro ego aveva imposto anche su Sonic, fondamentalmente. Questi 5 anni, questo lungo percorso di maturazione ha portato poi a ritrovarci e a avere la fortuna di poter ripartire veramente da zero. Credo che le singole attività individuali che negli anni hanno preso corpo, consistenza, abbiano reso verosimile la possibilità della fine del gruppo. Come in passato magari non, no, magari ci avvicinavamo, ipotizzavamo, in qualche modo minacciavamo, ma in quel momento noi avremmo davvero potuto staccare la spina, e però proprio i nostri passi in solitaria ci hanno permesso di avere una metratura a distanza da quello che è il gruppo, e di guardarlo da lontano e di capire poi forse per la prima volta quanto ci sarebbe mancato di questa esperienza collettiva, inclusa anche l'esperienza del palco. Subsonica hanno un meccanismo di scrittura musicale molto matematico, molto ripetitivo, ossessivo, e le parole le usiamo per far esplodere delle emotività all'interno di questo schema molto ripetitivo e molto matematico. A volte ci prendiamo anche la libertà di fare il contrario, di utilizzare le parole in maniera ripetitiva e matematica e utilizzare gli strumenti per creare quella sorta di equilibrio. E è un meccanismo, le nostre parole hanno per assurdo la stessa importanza di ogni nota, di ogni colpo di batteria. Tutti gli elementi della nostra musica sono allo stesso livello. Poi ci sono dei momenti in cui qualcosa ha la necessità e ha il dovere di essere più in prima visione, in prima fila, e altre cose restano dietro. Però il modo migliore per raccontare con una lirica
il mondo è quello di guardarlo, è quello di assistere alle cose che capitano intorno a te e cercare di immergersi il più possibile. Noi abbiamo la fortuna di essere in tre e laddove non arriva uno ci arriva l'altro e abbiamo l'enorme fortuna che ogni volta in cui si trova un punto fisso di un argomento, anche un'idea su un argomento, generalmente siamo sulla stessa linea d'onda.